Va bene, allora possiamo iniziare oggi a parlare del passaggio successivo, no, rispetto al nostro percorso di progettazione. Siamo arrivati a definire i casi d'uso che gli utenti devono poter incontrare e il comportamento di questi casi d'uso. Siamo giunti al momento in cui dobbiamo iniziare a pensare all'interfaccia utente vera e propria. Perlomeno a degli schemi, degli schizzi, no? delle approssimazioni dell'interfaccia utente che ci servono in fase di progettazione per poter capire se ci stiamo muovendo nella direzione corretta. Poi ovviamente chi implementerà il sistema dovrà fare l'interfaccia vera e propria che funziona in tutti i casi, eccetera. Ma perlomeno dobbiamo ragionare sulla come appare il caso d'uso all'utente nel momento in cui lo utilizza. Anzi, questa fase qua molto spesso viene sviluppata proprio in parallelo al caso d'uso. O in alcune, diciamo così, descrizioni, il caso d'uso, la narrativa del caso d'uso è integrata anche nei singoli passi dalle videate, dai bozzetti delle videate che corrispondono ai vari passaggi. No? Quindi sono tutte informazioni in più che si spostano via via sempre più sul pratico. Prima di tuffarci però a disegnare finestrelle e bottoncini, cerchiamo di capire quali possono essere i criteri di progettazione dell'interfaccia utente. Okay? Che fa parte di un percorso più ampio, di un ragionamento più ampio, che non è solo l'interfaccia utente, bensì l'intera esperienza utente, l'esperienza che ha l'utente nell'interagire con il sistema informativo. No? Quando parlo di interfaccia utente parlo di una singola videata dove sono posizionati i bottoncini un po' più in alto, un po' più in basso, il testo un po' più grande, un po' più scuro, un po' più chiaro, eccetera, eccetera. Va bene, questi sono aspetti importanti, ma sono un anello della catena di varie videate, passaggi, informazioni che l'utente scambia col sistema attraverso tutte le sue funzionalità. Allora, quello che si scopre è che l'unico modo di sviluppare dei sistemi che abbiano delle interfacce gradevoli, usabili, efficaci, eccetera, è quello di coinvolgere gli utenti nella progettazione degli stessi. Cioè pensare per una volta fuori dalla scatola. Noi abbiamo fatto buona parte del lavoro in questo corso dicendo: immaginiamoci di essere dentro il computer e vediamo ciò che vede il computer, quali sono le informazioni che gestisce, i processi che gestisce, eccetera. Adesso facciamo il salto inverso, proviamo a metterci invece nei panni dell'utente. Cioè come l'utente vuole percepire l'interazione con il sistema. Tenete conto che in questa epoca, no, recente di guerra di attenzione, cioè in cui hai varie applicazioni, vari siti, eccetera, che combattono per avere i vostri secondi di attenzione, quindi tu usi quell'app piuttosto che quell'altra perché? Perché viene bene, perché è più carina, perché è più facile, perché è più immediata, mentre se ce n'è un'altra che magari fa le stesse cose ma è più macchinosa, più scomoda, più lenta, non la usi. Quindi l'immediatezza, la facilità e anche la gradevolezza d'uso sono fattori competitivi forti, e per far questo bisogna un attimo ragionare su cosa vuol dire usabilità di un sistema, quindi cosa che rende un sistema più facile, più bello, più piacevole, più agevole, più veloce da usare rispetto a un altro. Questi sono i fattori, si possono misurare, e se una volta che abbiamo capito quali sono i fattori possiamo chiederci qual è il processo di progettazione che permette di raggiungere questi obiettivi. Adesso sul discorso della progettazione noi faremo solo alcuni cenni, perché ci sarebbero da fare poi un corso di laurea intero essenzialmente, che è a cavallo tra la psicologia, l'informatica e l'economia, in certo senso, no? questa tematica, una tematica enorme. Parleremo, daremo alcuni cenni di base. Allora, il ruolo dell'interfaccia. Noi abbiamo un sistema che qui è disegnato, è rappresentato da questo quadratino bianco e nero, bianco e grigio, in cui immaginiamo che la parte grigia sia le funzionalità del sistema, la parte bianca, quella a destra, rappresenta le funzionalità del sistema, cioè i suoi bei processi, i suoi dati, eccetera, eccetera. E poi c'è una parte di codice di questo sistema, questa qua che è rappresentata in grigio, che rappresenta il codice
che è stato scritto per generare un'interfaccia utente. Che se quel sistema non avesse un'interfaccia, quel codice non servirebbe. Quindi c'è una buona una parte, piccola o grande, dipende dai casi, di software che viene scritto con lo scopo di generare e gestire l'interazione con l'utente, la cosiddetta interfaccia. Ok? Se fosse per una ragione di costi, di rapidità di sviluppo e quello che volete, questa interfaccia dovremmo ridurre a zero, quasi a zero. Non pensiamoci. L'importante, in una visione un po' troppo utilitaristica, è che il sistema faccia ciò che deve fare. Poi l'interfaccia si appiccichiamo qualcosa all'ultimo momento, che più o meno funziona. Allora, questo lo vediamo quando troviamo dei sistemi in cui praticamente l'interfaccia non è altro che la trasposizione dei dati. Cioè ti fa vedere le informazioni praticamente così come è nel database, che non è detto che sia il modo più intuitivo in cui l'utente riesce a concepire le cose. Vabbè, noi ci concentreremo su questa parte di software invece, cercando di farla bene, che gestisce e genera l'interfaccia d'uso del sistema stesso. E dall'altra parte ovviamente abbiamo l'utente e questi due, così come il paradigma dei casi d'uso, si scambiano informazioni ovviamente. Quali siano le informazioni che si scambiano non abbiamo già deciso nel caso d'uso. Come se le scambiano? Nel dettaglio. Qual è il modo più efficace per far avvenire questo dialogo, questo scambio di informazioni? E ovviamente questo dialogo è uno scambio bilaterale di informazioni, quindi ci sono alcune azioni dell'utente. Scrive in una carta di testo, schiaccia un bottone, seleziona una voce da un menu, sceglie un valore da una tendina, eccetera, eccetera. Che sono azioni dell'utente che si trasformano in dati di ingresso per il sistema e che quindi vengono colte ed elaborate dall'interfaccia utente. Quindi l'utente ha un insieme limitato, tutto sommato, di azioni che può compiere, vabbè, un mobile può fare, può scorrere in alto, a sinistra, a destra, ingrandire, rimpicciolire con i vari gesti, ruotare, ma alla fine abbiamo poche modalità di interazione per fornire dati all'utente. E viceversa il sistema fornisce risposte all'utente stesso attraverso la visualizzazione di informazioni, attraverso il canale audio, ove sia previsto, e così via, cercando di presentare le informazioni più adatte al contesto specifico, cioè quello che ti serve in quel momento presentato nel modo migliore. Ovviamente noi pensando ai sistemi informativi abbiamo in mente cose tristi, no? Cioè la videata quasi in bianco e nero, il mouse, la tastiera, la pagina web. In realtà questo modello che stiamo raccontando può spaziare su tutti i sensi, su tutte le capacità psicomotorie degli umani che possono essere usate, no, come canali per facilitare l'interfaccia utente. No? Quindi sicuramente sulla parte di input, noi di output, scusate, quindi dal sistema all'utente c'è la vista, cioè il sistema può far vedere le cose, ma in prospettiva anche i caschetti per realtà virtuale che si usano nei videogiochi sono un sistema di output dal sistema, non molto più immersivo per l'utente. L'udito, cioè sistemi audio, pensate anche solo al questo Natale tutti dovranno comprare, perché bisogna, un assistente vocale da mettere in casa. No? Quello sfruttano, lavorano sia sul punto input che sull'output, sul canale uditivo, voce e udito. Ma anche solo la singola interfaccia che fa blink quando hai fatto qualcosa di sbagliato è un rafforzo, un'informazione che c'è già dal punto di vista visuale, che viene rafforzata anche sul canale uditivo. Feedback tattile anche, nel senso, la cosa più semplice è, il corretto sarebbe feedback tipo aptico, la vibrazione del cellulare, preziosissima. Che usando il senso del tatto che abbiamo ci informa di informazioni che anche mentre il docente parla sono importanti avere e consultare in tempo reale. No? E viceversa per l'input, cioè fornire dati al sistema, possiamo usare le mani molto spesso, quindi tastiera, mouse, scorrimento sullo schermo, cioè touch, sono tutte azioni che compiamo con le mani, qualche cosa possiamo compiere con la voce. Ci sono anche dei prototipi che usano lo sguardo, cioè tu puoi selezionare gli oggetti semplicemente guardandoli, viene usato molto ad esempio nel caso di persone con disabilità, oppure pensate a quei videogiochi, no, da salotto in cui devi danzare, muoverti, giocare a tennis, eccetera, per cui tu fornisci un input al sistema usando
la postura, come sei messo col tuo corpo, se sei sulla bilancia giusto o cosa sia. Quindi questo è un ambito ampio su cui si ragiona a livello di interazione. Noi nel caso di sistemi informativi purtroppo non sono videogiochi e quindi molte di queste opportunità o possibilità vengono un po' limitate a un'interazione più classica, ma non è detto che lo debba essere. Ecco, e cos'è che rende un'interfaccia difficile da usare? Tu prendi il sistema informativo, immaginiamo un modulo tipo quello del Politecnico, è complicato. È complicato, sono 50.000 cose, non sai mai dove trovarle, non sai mai come attivarle, ogni pezzo è diverso dagli altri, eccetera. Perché? Perché la risposta ingenua potrebbe essere perché ha tante funzioni. Fa tante cose, quindi per forza è complicato. Se tu avessi un sistema informativo come che so, Twitter, che è molto più semplice, puoi fare una cosa sola o quasi due, allora è ovvio che sia più facile. Ecco, questa è una concezione sbagliata, no? Semplice, una spiegazione semplice. Un sistema complicato è più difficile da usare di uno semplice. Per carità, pilotare un aereo è più complesso che non guidare una bicicletta, su questo siamo d'accordo, no? Perché è più complicato, ci aspettiamo che sia normale che pilotare un aereo, no, sia più complicato che una bicicletta, perché abbiamo esperienza con gli oggetti fisici. In realtà non è detto che sia così. Proviamo a ragionarci un attimo. Quando parliamo di complessità, c'è cioè un sistema complesso, complicato, di che cosa stiamo parlando? Possiamo pensare o a un concetto di complessità strutturale, cioè quali sono o quante sono le parti di cui è composto. Un orologio che ha 12.000 rotelline è ovviamente più complicato dal punto di vista strutturale di un coltello che ha un pezzo solo, due, va, c'è anche il mano. Oppure parliamo di anche complessità funzionale, cioè quante cose diverse posso fare con quel dispositivo. Allora, col coltellino svizzero posso fare tutto ciò che faccio con un coltello normale, ma anche tante altre cose. Con uno smartphone posso vedere l'ora, ovviamente, ma posso fare anche tante altre funzioni. Quindi la complessità di un sistema si può descrivere sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista funzionale. La complessità a cui ci riferivamo prima nei sistemi informativi, che dal punto di vista strutturale sono dei mostri comunque e sempre, è una complessità funzionale. Cioè un sistema informativo che ti fa fare più cose è più complicato, no? Più complicato sì, ma è anche più complicato da usare. Allora esiste un altro tipo di complessità a cui siamo interessati, che è una complessità d'uso, che è indipendente dalla complessità funzionale o da quella strutturale. La complessità d'uso è quanto è difficile usarlo. Allora, noi abbiamo l'esempio degli smartphone. Allora, tu prendi un bambino di 3 anni, non farlo perché ti arrestano, ma gli dai in mano un coltellino svizzero e non riesce a usarlo. Gli dai in mano, non farlo, i bambini veri, perché sono armi affilate. Gli dai in mano uno smartphone, tempo 30 secondi è già lì che gioca. Ma lo smartphone ha una complessità sia strutturale che funzionale enormemente maggiore del coltellino svizzero, ma è più facile da usare. Ha una complessità d'uso più bassa. Se vuoi, per ragioni di destrezza e manualità, ma quell'oggetto lì ha 3 funzioni, però non sai mai come tirare fuori la valigetta, la vetta che ti serve, la metta che ti serve in quel momento, no? Non sai mai da che parte prendere. Lo smartphone, faccio qui un attimo e ci arrivi. Allora, questo è un controesempio banale, però per farci capire che esistono sistemi molto complessi dal punto di vista strutturale, dal punto di vista funzionale. Quindi se tu li apri sono complicatissimi, se provi a fare l'elenco delle cose che sono in grado di fare, questo elenco è sterminato, ma sono facilissimi da usare. Quindi non è vero, e non facciamoci fregare dagli ignoranti che lo dicono, non è vero che un sistema più complesso, con più funzioni, parlando di sistemi informativi, con più funzionalità, debba essere per forza più difficile da usare, o difficile da usare in generale. È chiaro che la facilità d'uso però non arriva gratis, non cade dall'alto per botta di culo, no. È progettata dentro il sistema,
richiede che esplicitamente, mentre progetti il sistema, pensi alla sua facilità d'uso, progetti anche in funzione della facilità d'uso, altrimenti viene fuori un mostro dal punto di vista della durabilità. Questa vignetta qua ci ricorda che l'usabilità non è una cosa che puoi aggiungere alla fine, no? Questo tizio dice guarda che abbiamo dei requisiti, no? Che hanno centinaia di elementi da soddisfare e quindi nessuno sarà in grado di usare un sistema così complesso, così complicato. Allora il capo gli dice va bene, allora aggiungiamo un requisito in più che sia facile da usare. Questo ovviamente è l'approccio sbagliato di, dopo che hai pensato un sistema, dire oh caspita, ma qualcuno lo dovrà usare, sarà facile da usare? Beh, pensiamoci dopo, pensiamoci per ultimo, aggiungiamolo dopo, pensiamoci come ultimo elemento, no? E invece il criterio è quello inverso. Allora, noi cosa stiamo facendo? Stiamo costruendo una lente. Abbiamo un sistema che di per sé sappiamo che è molto complesso dal punto di vista strutturale, è molto complesso dal punto di vista funzionale, quindi ha tante parti di cui è fatto che noi non vediamo, tanto complesso dal punto di vista funzionale, cioè ha tante funzionalità diverse, ma lo vogliamo rendere apparentemente facile, semplice. Cioè noi dobbiamo, il ruolo dell'interfaccia utente non è più solo quello di scambiare dati input e output, diventa quello di nascondere la complessità del sistema dietro un'interfaccia d'uso di bassa complessità d'uso. No, quindi in questo spazio ipotetico in cui abbiamo complessità d'uso, complessità funzionale, complessità strutturale, noi siamo a livelli molto elevati di complessità funzionale, molto elevati di complessità strutturale, ma a livelli bassissimi di complessità d'uso. Ci dobbiamo mettere qua sotto, sul pavimento di questo piano, più in basso possibile, data una certa complessità funzionale e complessità strutturale. Dobbiamo combattere la tendenza naturale delle cose a salire, no? A diventare più complicate, macchinose, farraginose, eccetera. E quindi dobbiamo tenere compressa la complessità d'uso. Questo è lo scopo vero della progettazione dell'interfaccia utente. Sì, rendere accessibili le funzioni del sistema informativo all'utente, ma questo è facile. Ma rendere accessibili in modo facile, intuitivo e usabile, questo è difficile. Tanto più difficile quanto più è complesso il sistema. E di sicuro i sistemi informativi lo sono. Vabbè, questo lo... Allora, questo si incastra bene con il nostro concetto di user case, di use case. Noi abbiamo l'utente che ha uno scopo, che ha un obiettivo, di fronte a sé ha una scatola di cui conosce il meno possibile, ma sa come interagire a livello di input-output. Quindi, i rudimenti dell'interazione li conosce, e lottando contro questa scatola nera deve riuscire a raggiungere il proprio scopo. Allora, questa è una operazione che per noi magari spesso è intuitiva, o perlomeno diventa intuitiva fino a quando non ci scontriamo contro qualcosa che non funziona, no? Allora lì ripassiamo le litanie, ma non è invece automatica. Ci sembra intuitiva, ma non lo è. Perché? Ma perché l'utente che è di fronte al sistema deve risolvere due quiz. Il primo quiz è: che cosa mi vorrà dire il sistema in questo momento? Cioè, il sistema fornisce delle informazioni, ci sono delle cose scritte su uno schermo. Cosa rappresentano? Sono facili da leggere? Non lo so, sono informazioni su uno schermo, quindi l'utente deve innanzitutto percepire le informazioni. Nel caso di uno schermo, percepire vuol dire vedere. Nel caso di un audio, percepire vuol dire sentire. Quindi usare i propri sensi per acquisire l'informazione. No? Per cui, che ne so, lo schermo messo al sole non serve a niente, perché tanto la gente non riesce a vederlo perché c'è il riflesso della luce. E per cui quell'informazione può essere importante quanto vuoi, ma l'utente non lo percepisce. Quindi c'è un aspetto fisico anche della percezione che è da tenere in conto. Ma al netto di questo, lui riesce a leggere ciò che c'è scritto. Ciò che c'è scritto, allora, se c'è scritto 16 e 34, 33, potrebbe essere un prezzo, potrebbe essere, io ho
quando dite 6:33 guardate l'orologio e quindi voi tutti avete pensato che 6:33 fosse l'ora. Ma il dato in sé non dice nulla. Il dato lo interpreto conoscendo il contesto in cui questo dato è presentato. Quindi se è un orologio 6:33 sarà l'ora, se è la palina del tram 6:33 sono i 16 e 33 che stanno per arrivare, se invece è una vetrina probabilmente è il prezzo. Strano che abbia messo 3 centesimi, ma chi lo può negare, no? Quindi c'è una fase di interpretazione delle informazioni sapendo il contesto. Quindi se io sono il collega al portale delle didattiche non immagino di vedere il prezzo di una scatola di cioccolatini mostrato vicino ai voti degli esami, no? 33 sappiamo che non è un voto valido degli esami, quindi non ci aspettiamo che in quella casella ci sia scritto 33. Quindi facciamo tutta una serie di interpretazioni sapendo quali sono i valori sensati di un certo dato e il tipo di dati che posso aspettarmi di vedere in quel contesto. Quindi combino in qualche modo, come è scritto qua, ciò che ho percepito con le informazioni che io ho sul mondo, sul contesto. Quindi se noi immaginiamo di essere teletrasportati in un contesto che non conosciamo, che so, in Giappone dove è scritto tutto diverso, e fatichiamo a interpretare, no? Le informazioni che ci sono, pur se le vediamo, le percepiamo. E poi a questo punto valutiamo, qui si deve valutare il risultato, cioè capire, in certo senso, l'informazione. Quindi passare dal dato all'informazione. Ma questo, purtroppo, o per fortuna, non siamo collegati direttamente al sistema, dobbiamo questo dato innanzitutto percepirlo e poi riuscire a interpretarlo in modo corretto. E qui siamo forse a metà del percorso, perché poi la seconda metà è dire, ok, adesso che ho queste informazioni, cosa ci faccio? Cioè, quali sono le possibili azioni che posso compiere su questi dati e come svolgere? No? Questo ce l'abbiamo sempre quando ci si apre una finestra di pubblicità, navigando con un cellulare da qualche parte, su qualche sito, o prendo qualche applicazione, ti capita la pubblicità e dici, come cacchio la chiudo questa, no? C'è la X in un angolo, c'è il fondino, c'è la coda, devo semplicemente aspettare, devo fare, non lo sai mai, no? Allora tu che cos'hai? Hai uno scopo, in quel caso, mandare via questa pubblicità che non era troppo desiderata, quindi ti sei formato un'intenzione, questa intenzione te la sei potuta formare perché hai capito che quella era una pubblicità, dalla posizione in cui è comparsa, dal contesto, dal contenuto che non c'entrava niente con ciò che stavi facendo, eccetera, eccetera, e hai deciso, la voglio chiudere. E allora devi capire qual è l'azione che devi compiere affinché, e poi compierla ovviamente, quindi devi capire qual è l'azione da compiere e poi compierla affinché questa pubblicità vada via. Allora, noi non ce ne accorgiamo, ma questo processo lo facciamo centinaia di volte, decine di volte al secondo, centinaia forse troppo. Ogni volta che a colpo d'occhio guardiamo una videata capiamo cosa c'è, e sappiamo che cosa possiamo fare. Se vedi una videata sai che la puoi scorrere in alto forse, oppure capisci che non è fatta per essere scorsa, perché magari ci sono degli indicatori nell'angolino che ti indicano, magari ti fanno capire che c'è o una riga di testo scritta a metà sotto che ti fa capire che c'è dell'altro sotto, o una barra di scorrimento a lato, qualche elemento che noi abbiamo percepito e interpretato correttamente che ci fa capire che ci sono delle azioni possibili su quella pagina. Chiudere, mi aspetto un bottone che si chiama chiudi oppure una X oppure annulla. Se non c'è vado in panico o indietro, no? Quindi ci sono una certa serie di informazioni che io percepisco che mi permettono di capire quali sono le azioni possibili e quindi svolgerle nel minor tempo possibile, sì, ma soprattutto con la minor fatica possibile, con la minor cognizione possibile. Cioè non ci devo impiegare le grosse cognitive per gestire questo ciclo. Un sistema che è usabile, facilmente usabile, fa sì che questo ciclo che deve avvenire e avviene in continuazione avvenga in modo istintivo. Non richiede di pensarci a livello cosciente. Oh, ma questo vale per l'interfaccia, ma vale per qualunque cosa. Quante volte vi siete trovati davanti a una porta e dire come cavolo scritta si apre? Spingere, tirare, spostare o rompere con un martello, no? La quarta sbaglia sempre, ma poi il proprietario non è contento.
E allora lì vi siete dovuti fermare, avete interrotto il pensiero che avevate, le cose che stavate facendo, perché vi siete dovuti fermare a pensare a come funziona quella maledetta interfaccia, detta maniglia, no? La porta stessa. Allora, tra l'altro, queste cose, se vi interessano queste tematiche, vi do qualche suggerimento. Questo signore Donald Norman ha provato un po' a formalizzare già anni fa in un testo che ha un titolo e una copertina particolarmente significativa, La caffettiera del masochista. Il sottotitolo non è altrettanto divertente, però vedete che questo qua è una brocca per il caffè che ha il beccuccio dal lato del manico, no? Per cui quando voi versate il caffè inevitabilmente vi ustionate, vi sporcate, va tutto in giro e nella tazza non va a finire nulla. Però questa è una caffettiera, no? Cioè, nell'accezione anglosassone della caffettiera, cioè non la moca ma la brocca. Il libro racconta tante cose molto interessanti. C'è un concetto di fondo, è che se trovi difficile, non intuitivo, non immediato utilizzare un oggetto, lui parla di oggetti quotidiani, semplicemente il moto di quello che Giovanni dice si trova sull'interfaccia, lui poi lavora con consulente sull'interfaccia, se trovi delle difficoltà non è colpa tua, non sei tu che sei scemo, perché la prima cosa ti viene a pensare, no, scusa sta roba, no, è l'oggetto o il sistema o l'interfaccia che è stata progettata male. Un oggetto progettato bene non crea dubbi nel suo utilizzo, sai come usarlo senza doverci pensare, è lui stesso che ti parla a livello subconscio e ti fa capire cosa ci puoi fare, qual è il suo stato corrente, il suo stato attuale e quali sono le azioni che puoi compiere. Quindi non è mai colpa nostra se un sistema è difficile da usare, è sempre, prendiamolo come legge, colpa di chi l'ha costruito, e quindi abbiamo diritto di arrabbiarci. Se volete anche leggere un'altra cosa da questo signore, a parte l'aria un po' tetra da serial killer, su questo sito pubblica settimanalmente dei suggerimenti, delle idee. Poi la cosa carina è che ogni anno fa delle classifiche su quali sono i siti più usabili, le intranet più usabili, eccetera, facendo proprio dei test con utenti e racconta anche le tendenze nella progettazione dell'interfaccia utente, quali sono le cose che stanno prendendo piede per la maggiore, quali sono gli errori più frequenti, eccetera. Quindi questi sono spunti di lettura. Così come un altro libro che secondo me riassume già dalla copertina cos'è l'usabilità, è questo. Don't make me think. Cioè non mi far pensare. L'usabilità è questo, essenzialmente. Cioè di fronte a un sistema non mi far pensare ma cosa vuol dire quel bottone, devo prendere questo o quell'altro. Che differenza c'è? Cioè, chiudi, annulla o cancella? No, non deve esserci questo dubbio. No? Se noi guardiamoci con un terzo occhio mentre interagiamo con un sistema, se vediamo che noi siamo in pausa per, non so, mezzo secondo, due decimi di secondo, perché ci spuntano dei punti interrogativi in testa, dei dubbi su come funzionano alcune cose, allora questo è un problema. Quindi la buona progettazione dell'interfaccia utente è far sì che gli utenti siano in grado di utilizzare il sistema senza pensare. Senza pensare a livello cosciente. Cioè, vogliamo che l'utente sia concentrato sul suo obiettivo, ricordiamo il caso d'uso. Lui ha un goal. Se questo goal glielo frammetti da 12.000 piccoli ostacoli, lui, uno, perde il filo, due, si stufa, tre, se ne va, se non è proprio obbligato a farlo, va a far altro. Che non è l'obiettivo che abbiamo. Ma ci sono tante piccole cose, ma sono veramente piccole, no? Alcuni dicono, ma perché? Basta pensarci. Allora, questi, guardate la parte destra di questa figura, questi sono dei fornelli a gas, ce li abbiamo tutti a casa, no? Allora, fornelli a gas cosa sono? Sono 4, 5 fornelli con una serie di interruttori o levette o rotelle di solito piazzate sul frontale o sopra o a fianco. Allora, domanda, quale di queste quattro rotelle comanda quale di queste quattro fornelli? Le volte che ti sei già scontato. Perché non c'è nulla che mi suggerisca qual è il mapping?
Allora, questa figura di sinistra, tirato su di mezzo centimetro, due rotelle, è scomparsa ogni ambiguità. È ovvio che questi due qua più in alto sono quei due là e questi due più in basso sono questi due qua. Ma non devo neanche pensarci. Invece no, no? Perché qualche designer ha detto che averli in fila era più figo e allora ci ha messo poi delle iconcine piccole di 4 mm di diametro che con il minimo di sporco non vedi più niente. No? Se sorridete è perché vi è già capitato, quindi vuol dire che purtroppo è un problema comune, no? Problema banale, eh? Banale, però è delle piccole cose che si fa l'usabilità. E riuscire a portare dal livello del ragionamento, aspetta un attimo che devo guardare l'icona, al livello subconscio che in automatico va a prendere quello. Da tutte le risorse cognitive risparmiate. Questa è una fotografia che ho preso, dove era? Boh, in un paese della Catalogna in cui mi era capitato di andare per lavoro. Ne ho visto anche alcuni da queste parti recentemente. È un bidone per la raccolta differenziata che dà una serie di segnali. Adesso qui purtroppo il flash, la fotografia non è il massimo, no? Però ad esempio c'è lo sportello per la raccolta dei... Sto qua, cosa sono? Sono dei CD, c'è anche scritto CD DVD, ma meno male che c'è scritto, se no l'icona sarà bella artisticamente, ma non è che sia il massimo, no? Ma si capisce perché c'è la fessura. La fessura è qua. Queste invece sono pile. Sono disegnate le pile. Queste sono lampadine, qui sopra e sotto sono lampadine, qua ci sono lampadine a basso consumo, qui ci sono cartucce, questo è per la stampante, il toner, questi sono spray e questi non mi ricordo più, non riesco neanche a leggere particolarmente cosa ci fosse scritto. Ma quello vuol dire, c'è una sicuramente un'associazione diretta tra l'istruzione testuale, grafica e la forma della fessura in cui gettare l'oggetto che in qualche modo richiama la forma dell'oggetto da buttare. Quindi è un tentativo lodevole, no? Di aiutare la persona a dire dove devo buttare questo oggetto, perché quando è già noi quattro lì non abbiamo tre bidoni, no? Lì ci sono sette cose e quindi diventa più complicato. E quindi ti aiuta in qualche modo l'interfaccia. In qualche modo in automatico di un CD, l'unico posto in cui entra è questo, sembra poi i giochi dei bambini, no? Col cubo, il quadrato, la stellina, devi infilare nel buco giusto, alla fine impari qual è il buco giusto perché sennò non entra. Esatto, così. Poi ovviamente c'è il tizio che ha buttato la lampada al neon dentro il contenitore delle pile, ma questo vuol dire che non è proprio per buona che sia l'interfaccia. Sì, era questo qua. Ah, ecco, no, bellissimo, ecco, quello che non vedevo sono i cellulari. Se hai bisogno di buttare via un cellulare, c'è il bidone apposta per i cellulari. Immagino che sia uno dietro che lo prende e lo va a rivendere all'angolo. Altre piccole cose, no? Faccio un po' di esempi sparsi, ma poi ci riconosciamo, quindi speriamo che poi ci rimangano, no? Il tempo di risposta di un sistema. Quando io faccio un'azione, mi aspetto che il sistema mi faccia capire se questa azione è stata recepita. Okay? Allora ci sono due casi, o l'azione è istantanea, questa, io premo il bottone e la luce si spegne istantaneamente. Quindi so che l'azione è stata recepita perché ne vedo l'effetto. In realtà c'è anche un livello precedente nel caso in cui magari l'effetto sia ritardato, magari l'effetto istantaneo. Cosa vuol dire? Istantaneo vuol dire 100 millisecondi, cioè noi la retina dell'occhio ha un tempo di risposta di un decimo di secondo, quindi sotto i 100 millisecondi percepiamo un istante unico. Sì, poi solo in alcuni contesti, quando sei nei videogiochi, nelle cose di azione, allora lavori su tempi più stretti, ma diciamo che l'istantaneo e sui 50-100 millisecondi per avere un ordine di grandezza. Ciò che è più lento, quindi quando andiamo sui 500 millisecondi, sul mezzo secondo, viene percepito. Ci accorgiamo che c'è un ritardo. Quando io spento la luce, si spegne istantaneamente,
mi spiace per quelli che sono in fondo, che sono cavie di questo mio esperimento. Quando riaccendo per Natale mi regalo più di quando riaccendo la luce, ma abbiamo percepito un metro, no, nemmeno un metro secondo. In quel tempo sono stati 3 decimi secondo, erano tutti in ansia, preoccupati, ma si accenderà davvero oppure no? Perché l'azione è stata fatta, ma il risultato non si vedeva, spenta un po' di più perché si raffreddasse, così l'effetto era ancora più scenico. Okay. Allora, in quel caso, in qualunque caso in cui la risposta del sistema non sia immediata, è importante che il sistema dia un feedback istantaneo per dire: guarda, la risposta arriva, però ti assicuro che ho capito il comando, ho capito la tua richiesta, tranquillo che la risposta arriva. Adesso in questo oggetto qua, che è di alta tecnologia, questo me lo dai il click, e ti dico questo rumore, click della luce, ha fatto click e quindi mi fido che adesso la luce si accenderà. Magari me ne preoccupo tra un po' se poi non si dovesse accendere davvero. Ok? Che è lo stesso click che c'è nelle quando mettete la freccia per svoltare in auto, è una... Quando ero piccolo io, il click era dato dal relè che scattava per accendere e spegnere la lampadina. Adesso che è tutto elettronico, tutto LED, il click è creato appositamente per simulare quel rumore, no? Non servirebbe nulla, le frecce non fanno rumore, così come quando accendi la luce non fa rumore ad accendersi, neanche la freccia, no? Ma il rumore c'è per dirti: guarda che ho capito il comando che mi hai dato, tranquillo, non è che devi controllare scendere la macchina per vedere se hai messo la freccia, no? Se la freccia è accesa. Mentre invece sui fari ti accorgi immediatamente, quindi sono piccoli accorgimenti che ti dicono: tranquillo, il tuo comando l'ho recepito, la freccia non è che si accende dopo un po', lampeggia, e quindi ti faccio capire che lo sto facendo. Quindi è fondamentale ogni volta che la risposta del sistema non sia immediata rispetto alla richiesta dell'utente, fornire qualche tipo di feedback, o periodico o continuato, vivo, e da cui le varie schermate di attesa, aspetta, eccetera, eccetera, che hanno tanto più successo quanto più sono, diciamo, trasparenti rispetto al reale completamento del lavoro. Perché si dice sono al 50%, sono al 47%, bene, so quanto devo aspettare, mi faccio un'idea. Se invece c'è solo la rotellina che gira, tu dici: mi giro per quanto? No? Girerai per i prossimi 20 secondi o per i prossimi 40 minuti? E quando non hai nessuna indicazione di questo genere, ti torna l'ansia di prima, no? Ma l'ansia torna ancora di più quando tu clicchi qualcosa e non succede nulla, sarà successo, l'ha preso, non l'ha preso, nel dubbio riclicco, no? Creando quel casino al sistema informativo che si vede due comandi diversi. Quindi è sempre necessario che il sistema comunichi ciò che sta facendo, se può fornendo una risposta in tempo immediato, se non può fornendo comunque un'interlocuzione che dice: ho capito, sto per eseguire. Come dicevo, può essere anche proprio minima, è la cosa, come il click dell'interruttore. Però ci deve essere. Altrimenti l'utente preme due volte e la luce non si accende davvero. Allora abbiamo confermato una falsa credenza nell'utente. L'utente ha premuto, no? Ha visto che non si è acceso, ripreme, in realtà aveva acceso, ma il sistema non ha ancora risposto, lui ripremendo la spegne, l'utente dice: il sistema non funziona. Quando in realtà funzionava perfettamente. Perché? Perché il sistema non ha comunicato bene all'utente che stava funzionando. Vabbè, poi chi fa user experience si spertica ovviamente in attributi, aggettivi, di come dovrebbe essere l'interfaccia utente ideale al mondo, ma come dicevo, qui lavoriamo in modo un po' condensato, quindi non abbiamo tempo di entrare in tutti questi dettagli. Ma questa tendenza la troviamo in molti altri casi. Io continuo a fare qualche esempio, perché poi dopo li raccoglieremo in una metodologia di progettazione. Ma pensiamo ad un altro esempio classico: sono i telecomandi. Allora, non so, 40 anni fa il telecomando non esisteva, ti alzavi e andavi a cambiare canale, finito.
Poi in 3 anni ha cominciato ad essere un bottone acceso, un bottone spento, cambia canale, alza il volume. Poi i televisori sono diventati sempre più intelligenti e quindi ogni singola funzionalità del televisore doveva essere rappresentata a livello del telecomando. Quindi ti prendi un pacco di tasti per il televideo, ti prendi un pacco di tasti per selezionare gli input alternativi, e il colore, e la saturazione, e l'immagine, eccetera, eccetera. E quindi al fine uno dice, ma io lo so, guarda la televisione, in realtà devo usare il manuale di istruzioni per riuscire a capire fra i 27 tasti quali sono i 3 che mi servono. O 4, via. Perché? Perché qui c'era al lavoro l'idea che maggior complessità funzionale, in questo caso, implica maggior funzionale complessità d'uso. Invece non è detto. Infatti gli smart TV di oggi hanno dei comandi molto più semplificati, aiutati da menu di navigazione che ti guidano nella scelta delle cose che dovevi fare. Quindi in qualche modo c'è stata una riprogettazione dell'interfaccia utente verso un supporto di maggiore funzionalità ancora, ma con una complessità d'uso molto minore. E perché questo? Ma perché bisogna ribaltare il modo di progettare. C'è l'approccio vecchio alla progettazione, è dire, io progetto il sistema. So quali funzioni offre il sistema e quindi offro all'utente la modalità, delle modalità per attivare le varie funzioni del sistema stesso. Quindi il sistema avrà 100 funzioni e allora avrò 100 cose diverse che l'utente può fare. Allora, elenchiamo le funzionalità che il sistema può offrire, qui c'è un esempio dell'ascensore. Io metto un ascensore, allora devo farlo andare un piano, devo aprire le porte, chiudere le porte, farlo fermare e inviare l'allarme. E allora costruirò un'interfaccia utente che implementi questi casi d'uso. L'alternativa. L'alternativa è, come noi abbiamo già cominciato a fare, in realtà siamo già a metà strada, pensare all'utente e chiederci quali sono i modi in cui l'utente può usare il sistema, meglio, quali sono le intenzioni che l'utente si può dare quando vuole usare il sistema, gli obiettivi. I casi d'uso, ormai sappiamo cosa sono. Proviamo a elencarli così. Poi i casi d'uso ovviamente faranno uso delle funzionalità del sistema, perché non può esserci un caso d'uso che si chiama l'ascensore se l'ascensore non si sposta, quindi la funzionalità deve averla. Però non c'è un mapping uno a uno per le funzionalità del sistema e i modi d'uso del sistema da parte dell'utente, percepiti dall'utente. Quindi l'utente chiama, sceglie un piano, entra, ferma, esce, dal punto di vista soggettivo dell'utente. Chiaro che poi chiama l'ascensore, chiede all'ascensore di andare al piano N, dove N è il piano in cui si trova l'utente. Infatti noi non abbiamo di fronte all'ascensore qualcosa che dica caro ascensore vai al terzo piano se io sono al secondo. C'è il pulsante di chiamata che dice l'ascensore vai al secondo piano, basta. No, ad altri piani. Pur essendo quella una funzionalità supportata dall'ascensore. Cioè volendo uno potrebbe dire mettersi lì a giocare, pensate a quelli che bei scherzetti si farebbe. A far andare l'ascensore al piano che vuoi tu. No, puoi solo venire al piano, puoi solo chiamarlo al piano in cui ti trovi. No? E quindi l'interfaccia viene progettata in funzione dei casi d'uso e non in funzione delle funzionalità del sistema. È questa la chiave. Perché se le funzionalità del sistema sono molte, sono articolate, e rischieremo di avere un'interfaccia complessa. Invece partiamo dai casi d'uso, che sono già qualcosa che è nella testa dell'utente, nel modello mentale dell'utente, e mappiamo l'interfaccia sui suoi casi d'uso. Quindi a questo punto le funzionalità, le interfacce dell'utente saranno intuitive per l'utente perché rispondono esattamente alle cose che lui vuol fare. E magari sono di meno articolate, meno dettagliati, i casi d'uso, rispetto alle singole elementari funzionalità. E quindi chiama l'ascensore, c'è un bottone di chiamata. Eventualmente, il principio del feedback, ti dico anche a che piano si trova adesso l'ascensore. Così tu sei in grado di stimare il tempo d'attesa. Il bottone di chiamata di solito si illumina quando lo premi, quando non si brucia la lampadina. Quindi ti fa capire se la tua chiamata è stata recepita o no. È ovvio che non puoi aspettarti di chiamare e avere subito l'ascensore qui, in tempo zero. Però ti dice sto arrivando, abbi pazienza.
sto arrivando e sono a 3 piani di distanza. E dentro l'ascensore invece c'è qualche cosa di più articolato che permette, vabbè, di fare fermata emergenza e suonare l'allarme, oppure di scegliere il piano in cui vuoi andare, oltre ovviamente all'indicatore del piano. Anche i piani, se poi si illuminano le chiamate, siamo tutti, diciamo, abituati a questa tipo di interfaccia, no? Che derivano dalle funzionalità che gli utenti si aspettano dall'oggetto astratto ascensore. Se mai avessimo dato in mano al progettista degli ascensori la costruzione di interfacce, avrebbe fatto delle cose iper complicate e assolutamente non utilizzabili. Questo cos'è? Poi in realtà non esiste, come sempre, una soluzione unica. Qui ad esempio abbiamo un ascensore che ha delle funzionalità in più. Chiama l'ascensore per salire o chiama l'ascensore per scendere, non c'è un tasto solo di chiamata, ma c'è la direzione. Oppure quando sei dentro apre porta e chiude porta. Queste sono cose inutili, o perlomeno. Analizziamo. Cioè, salita e discesa significa avere non un pulsante di chiamata, ma 2 pulsanti che solitamente sono fatti così. Se volete divertirvi una mezza giornata, ma anche solo 5 minuti, piazzatevi davanti all'ascensore e guardate come le persone usano questi 2 pulsanti. Ok? Allora, il modo normale di usarli è: se voglio salire, premo la freccia in su, se voglio scendere, premo la freccia in giù. No? Poi c'è la versione alternativa, delle persone alternative, che dice: se voglio che l'ascensore vada in su, devo premere la freccia in su. Quindi vado, vedo che l'ascensore, io sono al secondo piano, lui è a piano terreno, io voglio andare al primo piano, devo schiacciare su. Perché lui lo faccio salire, ma io poi devo scendere, ma lui lo faccio salire, no? Perché lui capisce, obbedisce così e non capisce dove sono. No? C'è questa gente lì. Dopodiché ci sono i completi che, a prescindere, premono entrambi. No? A prescindere comunque. Poi magari non mi serve neanche l'ascensore, li premono entrambi. Allora, perché? Ma perché c'è stato chi ha progettato l'ascensore che ha avuto un'idea furba? Ha detto: ma l'ascensore, se sono a un piano di mezzo, viene chiamato a un piano di mezzo da una persona che vuole scendere, nella corsa di salita l'ascensore è inutile che si fermi. Se l'ascensore sta già andando per conto suo dallo 0 al 4 e io sono al 2 e voglio scendere allo 0, se l'ascensore sta salendo non mi faccio fare fermata, aprire la porta, chiudere la porta, risalire. Perché tanto io voglio scendere, quando lui sta salendo non mi serve salire. Poi ci sono quelli che dicono: mi faccio un giro, no? Salgo lo stesso, io devo scendere, lei sta salendo, ok, ma salgo lo stesso, mi faccio un giro. Ma va bene, sono tutte cose di socializzazione. Però chi ha progettato l'ascensore dice: io portare 60, 80, 100 kg su di 2 metri e poi riportarli giù mi costa energia, no? Oltre al fatto che occupo uno spazio, per cui magari, insomma, e ottimizza il sistema a non fermarlo quando non serve. Allora chiede all'utente 2 bit di informazione, non uno, cioè non solo che vuole l'ascensore, ma dimmi anche dove vuoi andare. Questo non quaglia nel modello mentale dell'utente. Per quello che succedono i casini. No? Quindi una funzionalità del sistema, anche furba, l'intelligenza, il risparmio, l'ottimizzazione dei viaggi, non è stata espressa nel modo giusto per l'utente e l'utente, quando va bene, si incasina. Ok, non stiamo parlando di un computer della NASA, stiamo parlando di un ascensore. Questo c'è l'interno di un ascensore. Questa è bellissima, ma non è la più bella che ho. Allora, non mi ricordo più dove l'ho scattata questa foto. Don't make me think. Allora, ditemi che differenza c'è tra meno 1 e S. Cioè, uno sarà sotterraneo e l'altro è il sotterraneo anche, non lo so. R sarà piano terra, 1, 2, 3, 4, 5, messi a serpentina, perché sì, no? Perché è tanto bello tutto il palazzo con le immagini così, no? No, invece, vabbè, no, c'è un motivo, in parte c'è un motivo, no? Sapete perché li compattano così? Uno, perché costa meno l'alluminio se lo fai più piccolo, ma perché non salga troppo di altezza. Per cui se arriva il bambino o una persona in carrozzina non riesce ad arrivare ai bottoni più alti. E allora cercano di compattarli in verticale, infatti molti ascensori addirittura li hanno in orizzontale. Ma io preferisco averli in orizzontale 0, 1, 2, 3, mi devo fare il mapping mentale tipo 0, 1, 2, 3,
0 2 3 piuttosto che non fate mettere più sul zero zero, che tutto sommato mi costa di più in termini cognitivi. E poi ci sono i miei preferiti, che sono questi due bottoni qua sotto. Allora, io li copro. Cos'erano? Quali erano? Vi do un decimo di secondo per capire quale apre e quale chiude. Oh. Sì, non si capisce niente, su quelle freccioline lì, è un rebus, cos'è? Dai. No? Allora, se io vi devo... Dai, pensate, è più il tempo che ci metto a capire quale bottone premere che nel frattempo il posto delle porte sono chiuse, dai. Cioè, per aprire ci mette la zampata in mezzo, c'è le fotocellule. Sono lì apposta, fidiamoci, no? Sappiamo che ci sono, metti la mano su e si apre, perché serve il bottone? Poi magari è bello, ma... sono questi elementi che complicano l'interfaccia inutilmente. Non so se dirvelo sottovoce, ma molto spesso il bottone per chiudere le porte non serve a niente. Cioè non è proprio collegato, duro, come anche con i semafori a volte, servono per mettervi l'anima in pace. Io, tanto lui ha i suoi tempi, però psicologicamente non scassi perché hai premuto il bottone, sei contento di aver fatto qualcosa. Ma davvero, Questo è bellissimo, devo dire che non sono riuscito a interpretarlo. Allora, questo qua è il bottone dei pompieri, questo probabilmente è il servizio, chiamata allarme, apertura porta, per fortuna non c'è la chiusura. E poi c'è, non si legge bene la figura, meno 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, da ragazzi si gioca al gioco della campana, non ricordate cosa c'è. Ecco, sembra una cosa così, vi assicuro, questo era un hotel, vi assicuro che l'hotel non era fatto così a dente di sega, ecco. Era semplicemente verticale. Oh, ma va bene. Non è che non ci muoviamo sulla cruciale sentiera dell'ascensore. Però io mi chiedo, questa cosa qua, qualcuno l'ha pensata? Qualcuno l'ha disegnata in un CAD? Qualcuno ha tagliato la lamiera? Ok? E non ci sia nessuno che si sia chiesto perché. Vabbè. E qui don't make me think è proprio crolla, cioè, l'unica cosa che penso non la posso ripetere. Quindi noi dobbiamo riuscire a evitare, no, che i nostri sistemi siano dei disastri di usabilità di questo genere. Oh, per un sistema che dal punto di vista della capacità funzionale fa tre cose, sale, scende e si ferma. Immaginate i sistemi più complessi. Ma mi accanto la domanda, nessuno ci ha mai pensato? Sì che ci hanno pensato, ma non ci hanno pensato nel modo giusto. Non ci hanno pensato mettendosi nei panni degli utenti finali. Mi aggancio anche al seminario che abbiamo sentito martedì, dove stavamo per fare delle scelte di progetto informate da un gruppo di esperti che poi hanno dovuto rivedere anche sostanzialmente quando sono andati a chiedere agli utenti finali: senti, ma tu? Ah no, a me non frega niente di questo, mi interessa un'altra cosa. E questo è chiave. Cioè l'unico modo di riuscire a superare questi problemi e coinvolgere gli utenti nel processo di progettazione. Si chiama progettazione human centered, centrata sull'utente, perché l'utente è al centro non solo idealmente ma anche praticamente. Cioè mentre progettiamo portiamo nel gruppo di progetto degli utenti veri, non della gente che dica: oh, io conosco i miei utenti, so cosa voglio. Non è vero, non è vero, non sai cosa. Anche se tu stesso sei utente, ma nel momento in cui sei progettista smetti di pensare come utente. E quindi in tutte le fasi del progetto, dalla fase dei requisiti, alla fase di progettazione, alla fase di testing, coinvolgiamo degli utenti reali nel progetto del sistema. Oh, ci sono, adesso non ce ne occupiamo qua, no? Ma ci sono delle tecniche ovviamente per far questo, non è che dobbiamo inventarci delle cose. A seconda di cosa vogliamo ottenere, nella fase di progetto in cui ci troviamo, ci sono degli strumenti, qua sono elencati alcuni, questionari, interviste, qualcosa è stato citato, no? Ma è un altro discorso, focus group, osservazioni sul campo, no? Il discorso di andare lì, guardiamo gli utenti come usano l'ascensore, suggerimenti spontanei degli utenti, che sono sempre un po' rischiosi, perché c'è sempre il pistino che è convinto di avere la verità in tasca, e anche, non essere per ultimo, ma non è detto, analisi della concorrenza. Cosa fanno gli altri? Copiamo, se il mio concorrente o qualcun altro offre un servizio che funziona bene dal punto di vista dell'interfaccia, copio. Perché devo
nei limiti del copyright, eccetera, ma uso lo stesso meccanismo di interazione che gli altri usano. Dice Nielsen, che ha un decalogo di leggi sull'accessibilità, che la maggior parte degli utenti, del tempo, gli utenti lo spendono su un sito diverso dal tuo. Diciamo il 90%, 95%, 98% del tempo in cui gli utenti sono online sono su un sito diverso dal tuo. Tutti questi altri siti insegnano all'utente come si naviga. Impongono delle convenzioni che dicono all'utente: guarda, se vuoi tornare all'inizio del sito, l'home page, devi cliccare sul logo che sta. Dov'è il logo per tornare all'home page? Dove clicchi per tornare all'home page del sito? In alto a sinistra. Sempre. Allora, se tu fai un sito in cui l'home page è in alto a destra, sei pirla. Cioè, perché? Magari può essere un'idea intelligentissima, ma i tuoi utenti sono abituati a un comportamento diverso. Comportamento che hanno imparato a spese d'altri, no? Perché non sei tu che hai dovuto fargli un corso e dire guarda lì, no. C'è una convenzione che si è consolidata ed è interesse di tutti mantenere la stessa convenzione. Quindi la creatività va bene, ma però la creatività va filtrata rispetto alle assunzioni di base che gli utenti fanno. E come se le creano queste assunzioni di base gli utenti? Se le creano usando altri siti o altre applicazioni che non sono tue. Per questo è molto importante avere una serie di convenzioni o modalità d'uso comuni, si somigliano un po' tutti i siti, va bene, sì, meglio. Cioè non è che l'utente sta lì ad ammirare il sito, lo vuole usare. Se si somigliano un po' tutti vuol dire che è più facile trovare ciò che cerca. La casellina di ricerca dove la metto? In alto a destra. Il profilo? In alto a destra, ancora più a destra della casellina di ricerca. Le informazioni sul copyright, la mappa del sito, in fondo, nel piedino, eccetera. Non è che ci sia una legge, però via via si è evoluti e tutti vanno in quella direzione e conviene andare tutti nella stessa direzione. E questo è un modo per capire cosa fanno gli utenti senza dover necessariamente prendere le persone e farle venire a pagarle, perché sono gli utenti degli altri. Perché se gli altri funzionano bene vuol dire che i loro utenti sono soddisfatti. Ma poi qui parla di interviste, di focus group, non stiamo parlando di cose, cioè rispetto a un sistema informativo che ha dei costi di centinaia di migliaia di euro. Significa veramente passare mezz'ora con 5 persone a fare una chiacchierata. O a fare una prova su una bozza iniziale del sistema, sui mock-up che impariamo a usare. E vedi subito, quando osservi un utente con il sistema, vedi subito dove gli spuntano i punti interrogativi in testa. Una cosa che a te sembrava ovvia, per lui non lo è. Ma se vede un minimo tentennamento, attenzione, questo è un punto di attenzione, perché lì mi va a erodere l'usabilità degli utenti. E quindi queste tecniche molto semplici, no, di valutazione delle alternative progettuali, non so se farlo così o cos'ha, va bene, prendiamo tre persone, facciamoglielo provare. Chiaramente ci sono dei protocolli di test che garantiscono che le risposte che ha, che tu ottieni, siano statisticamente significative, ma vi assicuro che si ottengono le risposte qualitativamente valide già da partire da 4-5 persone e statisticamente significative già sul 15-20. Quindi non siamo, non dobbiamo fare, sai, magari l'intervista di marketing a 2000 persone, no, non serve. Quello che si osserva è che i problemi principali tra le 4-5 persone te li trovano. Se tu da 5 persone passassi a 10, alla fine ritrovano sempre gli stessi problemi. Allora è meglio prendere 5 persone e fare un test, poi aggiustare quei problemi e poi prendere altre 5 persone e fare un altro test che troveranno altri problemi che invece le prime non avevano visto perché erano bloccate da problemi nuovi. Quindi sono tecniche di questo genere, molto leggere, semplici, molto poco costose rispetto all'impianto del... però tante volte sono non note o non applicate, o semplice presuntuoso che dice ma so io come si fanno le cose o cose di questo genere. E ci sono anche gli strumenti molto semplici, cioè ad esempio degli schizzi dell'interfaccia, cioè non serve dire adesso dobbiamo, però come facciamo a capire se l'utente usa bene il sito finché il sito non è finito? Facciamogli vedere una bozza, un disegnino. Noi useremo interfacce di questo genere per fare schizzi di interfaccia utente, cosiddetti mock-up, che siano di interfacce web, che siano di applicazioni desktop o applicazioni mobile. Capisci? Basta solo disegnare una cornicetta di questo genere e già stai programmando il contesto in cui l'utente si aspetta di vedere le informazioni. Poi gli metti gli elementi di dentro e lui vedi come reagisce in quel contesto oppure in quell'altro.
Quindi in qualche modo noi dobbiamo riuscire a far capire all'utente quali informazioni ci sono, come sono collegate tra di loro, quindi, e assicurarci che lui le percepisca nel modo corretto e possa raggiungere l'obiettivo con la minima fatica possibile, il che implica anche con il minimo numero di azioni possibili. Noi un pochino siamo già abituati, no? Pensando al main success scenario, cioè qual è lo scenario principale? Poi ci sono magari 12.000 variazioni, ma non dobbiamo sbattere tutto in faccia. Facciamo un'interfaccia che permette di fare il caso principale, poi da lì, magari con delle piccole variazioni, dei piccoli suggerimenti, dei piccoli richiami, gli permettiamo di fare le cose in più. Questa metodologia si basa molto spesso, cioè, sulla costruzione di prototipi, cioè versioni semplificate, anticipate, brutte, non funzionali a volte del sistema, che hanno lo scopo di valutarne l'interazione. E può essere una cosa molto semplice, adesso questa figura qua è complicata, non la stiamo a commentare nel dettaglio, dice che ci sono vari tipi di prototipi, vediamo qua sotto, che partono dal documento dei requisiti per arrivare al sistema funzionante, e tutta la fase di sviluppo di progettazione è assistita da una serie di prototipi che via via evolvono insieme all'evoluzione del sistema, che via via diventano più precisi, ma non saranno mai funzionanti fino alla fine, ma via via diventano più precisi, e con ciascuno di questi è possibile fare delle verifiche di usabilità ed eventualmente reiterare sul processo e tornare indietro, correggere errori di usabilità prima che sia troppo tardi. Come sempre, c'è sempre, diciamo, la regola del 10, che ogni volta che vado avanti nella fase di progetto, un errore, per correggere un errore costa 10 volte di più che invece riuscire a identificarlo e correggerlo nella fase precedente. Non vi voglio stare a raccontare troppi dettagli sui prototipi, se non dire che ci sono molti tipi di prototipi diversi, però qui c'è una tassonomia che racconta, ma vi faccio solo un flash su un paio di elementi che ci servono. Un esempio è la fedeltà dei prototipi, cioè non è necessario che un prototipo sia necessariamente ad alta fedeltà, cioè che somigli molto da vicino a quale sarà l'interfaccia utente finale. Questo sarà sicuramente utile nelle fasi finali di limatura dell'interfaccia utente, ma per le parti principali invece basta una bassa fedeltà, diciamo uno schizzo fatto a mano o con dei sistemi per fare schizzi, no, come quelli che useremo noi. Già da quello si riesce a capire, se io prendessi i bottoni dell'ascensore e disegnassi un foglio di carta, diciamo, giochiamo, no? E diciamo, tu cosa premeresti in questo caso, cosa faresti in questo caso, secondo te questo cosa vuol dire? E così come dal punto di vista della completezza, possiamo pensare a un certo punto di testare, qui si chiama prototipi tipo verticale, prototipi che rappresentino in modo molto completo le funzionalità di una singola parte del sistema. Quindi adesso voglio andare a approfondire effettivamente come si, che non so, come si inserisce una scheda all'interno di quel sistema. E allora vado a modellare tutte le funzionalità che ci sono nella parte di inserimento. E il resto del sistema ha quasi nulla. Questo va bene nella fase di progettazione o riprogettazione dettagliata di una singola funzionalità. Oppure voglio avere un'idea generale di come l'utente si muove all'interno delle funzionalità del sistema. Quindi quando faccio la progettazione di un sito in generale, le varie sezioni, le varie aree, l'utente deve in qualche modo imparare a orientarsi e navigare, allora avrò dei prototipi che sono più orizzontali, cioè coprono un po' tutte le funzionalità senza andare in profondità in nessuna di esse. Quindi questi sono tutti strumenti che rispondono a uno scopo. Io ho una domanda, voglio sapere se l'utente, oppure voglio sapere come migliorare o come verificare l'usabilità di questa funzione, o della navigazione generale, oppure del posizionamento delle icone, o della riconoscibilità delle parole chiave, delle voci del menu. Quindi parto con una domanda, costruisco un esperimento alla fine, un esperimento come quelli alla Galileo, costruisco un prototipo di un sistema in cui si è visibile l'aspetto che mi interessa approfondire, e poi lo lancio ad alcuni utenti e vedo come si comportano in quel contesto limitato. Poi devo dare una risposta
che non è una risposta soggettiva, arbitraria del programmatore, che è la persona meno adatta a valutare queste cose, in assoluto, ma è una risposta filtrata attraverso l'esperienza degli utenti veri. Poi possiamo fare quelli più evoluti e fare un prototipo interattivo in cui l'utente può inserire dei dati, eccetera, quindi fate una sorta di vera applicazione reale, software, che quando si dice i dati ti fa vedere i risultati, le tabelle, magari non è attaccata al backend vero, non hai i dati veri, un po', chiaramente non è il sistema informativo vero, ma funziona come se lo fosse. Oppure semplicemente, come dicevo, una serie di fogli disegnati a mano, statico, che non cambia, non si modifica. Allora l'utente ti racconta cosa scriverebbe lì, non è che sono fogli di carta, puoi inserire i dati o puoi cliccare. Oppure vedi mezzo, tipo un PowerPoint o un video, in cui gli fai vedere una serie di passaggi del sistema e capisci l'utente dove interagirebbe. Ci sono vari gradi, partendo appunto da soluzioni anche molto a basso costo. Qui ci sono alcune idee, ad esempio di schizzi di un, non ricordo neanche più esattamente dove abbia preso queste immagini, no? Sono schizzi in cui si vede chiaramente che qualcuno ha tentato di modellare un'applicazione mobile, quindi c'è una cosa che ricorda un telefono, con delle frecce che fanno vedere come passare dalle varie videate, da una videata all'altra, si notano chiaramente tutte le correzioni, le cancellazioni, che sono normali, no? Perché tu hai un'idea, puoi provare a usarla, dici no, però qua a questo punto cosa faccio, allora devo modificare, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che per testarlo con gli utenti non puoi mostrare qualcosa di così disordinato, devi fare una versione senza tante cancellazioni, ma poi quando vedi che l'utente lo usa in un certo modo, diverso da quello che ti aspettavi, allora si prendi nota, dicendo attenzione, questo qua l'ho modificato, questo non si capisce tanto, e passi all'iterazione successiva. È un lavoro iterativo. Qui stiamo lavorando, ricordiamoci, solo a parità di funzioni. I casi di uso sono già definiti, sappiamo già quali sono le funzionalità del sistema. Stiamo cercando di presentargliele nel modo più semplice, diretto e immediato possibile. Quindi non ci stiamo inventando cosa il sistema deve fare, quello è già deciso, è già fissato, è già stabilito, non lo cambiamo più. Però quella singola operazione, quella singola funzionalità la vogliamo esporre in un modo il più possibile fruibile. Questo è lo stesso concetto disegnato in un programma di disegno anziché su carta e penna, ma sono strumenti estremamente semplici. E cosa vado a misurare quando faccio un esperimento con gli utenti? Beh, ci sono vari aspetti. No? Ad esempio, facilità di apprendimento, cioè quanto ci mette l'utente a capire come si usa la funzionalità. Il primo impatto richiede un'introduzione, devo spiegarlo, lo capisce da solo, lo capisce in quanto tempo. Per quanto tempo deve, cioè tu hai, immagina una schermata con quattro icone. Quanto tempo ci metti a capire cosa faccia a seconda delle quattro icone e quindi a decidere quale ti serve? Allora, quando facciamo questa operazione, guardo le icone, capisco cosa sono, sto apprendendo, sto imparando, o meglio, sto cercando di fare mio il modello mentale dell'interfaccia che aveva chi ha costruito quell'interfaccia. Quindi sto facendo un'operazione di telepatia a distanza, nello spazio e nel tempo. Qualcuno ha posizionato quell'icona in quel modo perché aveva un suo modello mentale del sistema, il sistema offrisse questa funzionalità, e io quando vedo quell'interfaccia ricostruisco nella mia mente un mio modello mentale che spero sia lo stesso. Se non fosse lo stesso, l'utente clicca da una parte e si trova qualcosa di completamente diverso, no? Non è difficile prendere ad esempio per questa parte qua, non so se voi prendete il portale della didattica nostro, di cui adesso hanno rifatto inutilmente la grafica, ma quando arrivi qua e hai questi blocchetti, qui ci sono addirittura delle gare scommesse clandestine, dicono dove si trova l'informazione che cerco, se voglio gli esami di appello, allora ce l'ho in servizi o in tra offerta e guida e cose del genere, no? Cioè, sono assolutamente, richiedono apprendimento.
Cioè, alla 18ª volta che vai qua sai dove devi portare la formazione, ma la prima volta no. Allora hai una curva di apprendimento. Perché hai questa curva di apprendimento? Perché l'informazione è presentata e organizzata in un modo che non è quello che ti aspetteresti. E quindi devi faticare a dire, ma io questa operazione, perché? E perché è organizzata in un modo non intuitivo? Ma perché, questo è un errore, per poi tengo perché lo conosco, ma è un errore di molte organizzazioni di esporre le informazioni riflettendo l'organizzazione interna. Cioè una cosa è di qua e non di là, perché l'ufficio che se ne occupa è questo e non è quell'altro. Quindi funzionalità che dal punto di vista dell'utente sarebbero affini, l'organizzazione le gestisce con strutture diverse e allora me ne piace in posti diversi. E quindi in qualche modo io devo riuscire a entrare nella mentalità organizzativa dell'azienda per capire dove ha piazzato le funzioni. Siamo pazzi, no? Mentre invece l'azienda dovrebbe pensare a chiedersi come pensano i miei utenti e organizzare le stesse funzionalità in un modo che sia più consono al pensiero degli utenti, oltre che magari un pochino più moderno rispetto a queste cose. Cioè, moderno vuol dire come gli utenti si aspettano, perché sono abituati che si usa in quel modo in tutte le altre applicazioni che usano. Quindi, nell'era dei social, o dei post-post, ormai perché i social sono già stufato, siamo abituati alle timeline. No? Per cui avere un flusso unico che ti racconta cosa è successo. Però noi non ce l'abbiamo questo, l'interfaccia del portale non è così. L'interfaccia fa cosa? Posso questo, posso quest'altro, posso quest'altro. Non c'è un punto unico in cui ti dice il professore dall'Italia ha pubblicato le slide, l'altro professore ha fatto l'appello, oggi comincia la lezione, ha pubblicato la lezione, di tutti i corsi che segui in un posto unico. In un social se così segui n cose, ma le informazioni da questi n flussi vengono presentate in un modo unico. Quasi nessuno dei sistemi informativi, diciamo di serio, ha adottato questo approccio. Poi sembra ormai una cosa normale, quindi gli utenti sono abituati in tutte le altre applicazioni. Allora, attenzione, copiare cosa fa gli altri non vuol dire copiarlo 10 anni fa e poi va bene. Vuol dire seguire, inseguire, per cercare di stare sempre all'onda, sulla cresta dell'onda. Efficienza d'uso è quanto tempo ci mette l'utente a fare una certa azione. Che dipende da molte cose. Sicuramente dalla facilità di trovare qual è il modo di fare questa azione. Quindi se io ho un bottone da premere, quel bottone non è disegnato come un bottone ma come un fiorellino, prima che l'utente capisca che quello è da cliccare ci vuole del tempo. Oppure se questo bottone è piccolo, 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 devi prenderlo là nell'angolo e quindi devi fare un'operazione di precisione con un mouse o col dito, magari mentre sei in tram sballottato, no? Richiede del tempo. O se devi mettere un dato anziché scegliere tra un elenco, poi richiedi più tempo perché puoi fare errori, devi fare correzioni, eccetera, eccetera. Tutto questo impatta sull'efficienza, cioè il tempo necessario a ottenere, a parità di risultato, a ottenere il risultato voluto. Memorizzazione, che è una parte dell'apprendimento, cioè l'apprendimento è non lo conosco, dal partire dal non conoscere ad arrivare a usarlo. Poi ci metto ad usarlo, un mese dopo mi ricordo ancora o devo ricominciare da capo. Ciò che ho appreso rimane, cioè una volta che l'ho preso mi è entrato a livello intuitivo e quindi la volta dopo non ho più fatica da riapprendere perché ormai le dita sono già dove andavo, oppure prima di arrivare alla memorizzazione delle funzioni devo ogni volta riapprendere perché sono troppo veramente fatti in modo anti-intuitivo. Oppure gli errori. Quanto l'interfaccia permette all'utente di fare errori? Oh, errore vuol dire tipo, ah, clicco qui, ah no, aspetta, non era qui, era di là. Torno indietro e poi torno un'altra parte. Questo è un errore. L'utente dietro quel bottone pensava ci fosse una certa cosa mentre ce n'era un'altra. Oh, errore del sistema, eh? Non è un errore dell'utente. Quando diciamo che l'utente ha cliccato sul bottone errato, non è perché l'utente ha sbagliato, ma perché il bottone era sbagliato. Il bottone giusto non era abbastanza giusto da potersi far vedere e dire sono io quello giusto. Non era inserito nel posto giusto, col nome giusto, nel riquadro giusto, da poter guidare l'utente a non sbagliare. Ma ricordiamoci la caffettiera, gli errori sono gli errori del progettista, mai dell'utente. Qui misuriamo quante volte l'utente sbaglia per colpa nostra,
è sempre colpa nostra di progettisti. E poi c'è un aspetto anche soggettivo, la soddisfazione, quanto ti ha dato piacere usare questo sistema piuttosto che un altro, ti è piaciuto, ti ha fatto arrabbiare, eccetera, eccetera. Questo è chiaramente più soggettivo, ma tutti gli altri sono numeri misurabili, ecco, cronometrabili nel millisecondo, che ci permettono anche di avere dei dati quantitativi su quanto è usabile un sistema piuttosto che un altro. Cioè non facciamoci pregare dal designer che dice no ma così è più bello, no sì va bene, è più bello, però voglio i numeri. È vero che la versione A è più usabile della B. Tenete conto che queste operazioni qua, a questo tipo di operazioni, noi siamo bombardati in continuazione, non ce ne accorgiamo neanche. Tante volte, prendi che so, Google Search, Gmail, le applicazioni mobili, soprattutto chi ha un certo numero di risorse da mettere in campo per questa attività, fanno esperimenti, anche impercettibili. Loro dicono, io ho 1 milione di utenti, ho il dubbio che questo spazio sia un po' troppo elevato, se riducessi un po' questo spazio riesco a farci stare più informazioni, ma poi magari gli utenti si confondono perché non capiscono che sono due sezioni diverse. Ok, allora dei 1 milione di utenti, dividiamo due gruppi, 500.000 di qua, 500.000 di là, e quando navigano il sito, a metà faccio vedere la versione, all'altra metà faccio vedere l'altra versione. E voi non me ne accorgete perché magari sono modifiche minime, oppure la dimensione di un carattere, il tipo di font, un colore un pochino marcato, una linea di divisione più o meno spessa. Lavora proprio anche su questi dettagli. E poi, avendo 500.000 utenti, tu in due giorni hai una quantità tale di dati che anche al netto del rumore, degli errori, eccetera, ti danno subito la dimostrazione del tempo, degli errori, dell'efficienza con cui gli utenti hanno utilizzato la versione 1 e la versione 2. Allora puoi concludere che non importa, non è un fattore rilevante, oppure è meglio A o meglio B, infatti lo chiamo A-B testing, proprio perché la versione A e la versione B, vuoi sapere qual è migliore, boh, lo organizzi in questo modo. Ci sono proprio delle tecnologie di questo genere, quando hai già una base di utenti consolidata, fai piccoli esperimentini per andare a fare un miglioramento continuo dell'interfaccia, che viene sempre testata a spese degli utenti stessi, in qualche modo, no? Ma a costi molto ridotti per le aziende. Ecco, quando progettiamo questo, noi dobbiamo ragionare su livelli, su tre livelli diversi come minimo. Quindi qua cominciamo a passare un po' alle modalità della progettazione. Quindi abbiamo un sistema informativo che ha tante funzionalità. Il primo livello è la navigazione del sistema. Cioè, ho un menu unico con tutte le funzioni in ordine alfabetico? No. Ho tanti menu, tante sezioni organizzate tematicamente? Ma quali sono i temi? Quante sono le voci? Te le faccio vedere tutte subito, ti faccio vedere solo quelle più importanti, poi quelle diciamo aggiuntive devi scegliere da un menu più dettagliato. Questa è la prima domanda, la prima questione da porsi. Cioè qual è l'approccio generale che è quello che ci permette di decomporre una complessità funzionale elevata, quindi tante funzionalità, in sotto aree o sotto funzioni all'interno delle quali chiaramente le funzionalità siano più limitate e quindi diano anche una complessità di un domino. Man mano che l'utente sceglie una sezione, un'area, purché queste sezioni e queste aree mappino il modello mentale dell'utente, non quello dello sviluppatore o dell'organigramma dell'azienda, man mano che lui va avanti a selezionare voci, si crea un contesto. All'interno di questo contesto quindi sa che cosa aspettarsi. Quindi via via ci stiamo conoscendo, sto capendo cosa vuoi e l'utente capisce cosa il sistema può offrirgli in quella sezione. Quindi organizzazione generale, a volte questa parte di progettazione si chiama architettura dell'informazione. Cioè, un'operazione di architettura, quindi cosa metto dove e come sono collegati i vari elementi, ma l'architettura delle informazioni, quindi dove vado a metterli, i vari elementi informativi, le varie funzionalità, eccetera, del sistema. O che anche solo dare il nome giusto a una certa voce di menu, a un certo bottone, eccetera, cambia, può cambiarti anche radicalmente l'esperienza d'uso. Una volta che sono su una pagina, quindi ho selezionato una funzione, avrò tanti elementi quella pagina.
ma non sono tutti allo stesso livello, non sono tutti ugualmente importanti e non sono tutti piatti. Qui come ordine di lettura intendo, se io devo inserire il luogo di nascita, i classici dati, nome, cognome, luogo, data di nascita, sono quattro informazioni che nella mia mente sono legate. Allora anche visivamente dovranno essere legate. Poi se invece mi chiedi la mail, la password, eccetera, è un altro tipo di cosa. Magari le devi chiedere entrambe, però nell'impostazione della pagina devi farmi capire che sono questi blocchi di informazioni diverse da leggere e interpretare in modo diverso. Insomma, magari, se dicevo, sono tutti nella stessa pagina, ma mi devi aiutare a leggerla questa pagina. Aiutare a capire che c'è un gruppo di elementi e un altro gruppo di elementi. Come? Ma anche solo giocando magari sullo spazio, o su un separatore, su un'etichetta, su un asterisco, con piccoli elementi. La nostra mente è allenata a riconoscere strutture e gerarchie. Prendi un libro in mano, che non conosci, in una lingua che non sai leggere. Aprilo a caso. È facilissimo capire dove comincia e dove finisce un capitolo. Perché il capitolo è scritto in testa alla pagina, in carattere più grande, con delle spaziature. E l'ultima pagina del capitolo, tipicamente, lascia lo spazio bianco in fondo. Ma non è che alla maestra in seconda elementare ci ha spiegato, ragazzi, vi dico come sono i capitoli. No? L'abbiamo imparato, perché? Perché è una convenzione tipografica che in realtà esiste, è formalizzata, no? I tipografi le usano queste cose, chi costruisce il layout dei libri, chi fa design le impara. Ma noi non abbiamo dovuto impararle esplicitamente, le abbiamo imparate dall'uso. È una convenzione per cui nessun, anche l'artista più diciamo così, controcorrente, si sognerebbe mai di mettere il titolo di un capitolo a piedi pagina, in fondo, perché non è dove l'utente si aspetta di trovarlo. Quindi noi siamo abituati a decodificare un linguaggio tipografico da quando siamo bambini, da quando abbiamo imparato a leggere, anche prima. Perché anche prima che il bambino legga è in grado di capire, impara la struttura della pagina. E questi stessi suggerimenti, anche minimi, li dobbiamo usare. Perché sono tutte informazioni che l'utente sa già e non deve apprendere da me. Quindi riduco l'apprendimento, il costo di apprendimento che deve avere l'utente. Quindi devo organizzare il layout delle pagine in modo da suggerire qual è la struttura dell'informazione che sto chiedendo o che sto fornendo, se vuole essere in input o out. E poi, scendo a livello più basso ancora, il singolo elemento. Ok, devi darmi il tuo nome. Come faccio a farlo scrivere? Una casellina così, uno spazio di testo così. Devi scegliere, devi inserirmi la data di nascita. Ti devo mettere un calendarietto che tu devi sfogliare avanti e indietro, oppure tu lasciare uno spazio in cui scriverlo. Oppure una casella per il mese, una per il giorno, una per l'anno. Sono scelte. Voi direte, ma sì, ma ti vai a occupare di queste stigliezze? Sì. No? È come il singolo dato viene visualizzato, oppure il singolo dato viene immesso. E anche lì dovremo trovare soluzioni migliori per l'utente. Ok? Se tu nel programma di nascita chiedi il giorno della settimana in cui è nato, d'accordo, non lo so, non lo ricordo, non è importante. Quindi anche qua devo adeguarmi a quello che l'utente si aspetta. Vabbè. Mi sembra un buon punto per fare pausa, perché poi da qui in avanti cominceremo a vedere quali sono gli strumenti, no, che possiamo usare proprio per cominciare a costruire questi prototipi per sperimentare noi stessi, no, le interfacce da dare ai nostri casi. Quindi facciamo la classica pausa.